Siamo con Lino Foggia, napoletano doc, è voluto qui proprio nel tuo quartiere rilevare una scuola calcio per i giovani talenti che un sogno, che un giorno sognano di vestire la maglia azzurra. Ma è un progetto importante in un quartiere che, anche se molto popolare, ha dato alla serie a tanti giocatori, oltre me i fratelli Cannavaro, Floro Flores, Cutolo che gioca in Serie C. Quindi a livello calcistico è un quartiere molto ambito e speriamo con questo progetto di poter dare un futuro ad altri bambini che hanno voglia di emergere in questo mondo. Come va l'intesa con Zarate? Molto bene, diciamo che oltre che essere argentino mi sa che è anche un po' napoletano, quindi sicuramente sta migliorando giorno dopo giorno. Un po' come l'Avezzino che fa sognare la folla azzurra. Sì, beh, è un grande giocatore, l'ha dimostrato l'anno scorso e lo sta continuando a dimostrare quest'anno. Tu sei molto legato a questa città, è inutile nasconderlo. Si parlava precedenza del tuo trasferimento a Napoli. So però che ogni domenica segui sempre le sorti della tua squadra del cuore. Beh, è normale, vengo da Napoli e ci mancherebbe. Sono stato accostato parecchi anni al nome della mia città, però non si è mai fatto nulla e ripeto, per adesso ho iniziato una nuova avventura a Roma con la Lazio dove mi trovo benissimo e spero di continuare. Lino, inauguriamo la tua scuola calcio con la tua perla, dai. Già io ho detto di farmi fare gol e di non farmi fare brutta figura. Un saluto agli amici tifosi a Napoli, a 90 minuti con gli azzurri. Ma gli auguro tutto il bene del mondo e quello di poter rivivere sogni importanti di anni passati. Magari un futuro con Lino Foggia. Ma questo non si sa mai. Questa è la nostra mascotte.